siamo sull'orlo del precipizio e questa mattina ci hanno riconvocati un'altra volta, per la terza volta consecutivamente in una settimana. E già possiamo dirvi che praticamente domani alle 4 abbiamo l'ultimo incontro prima della delibera per questa bagno di sangue a cui sono chiamati i cittadini pescaresi, gli abitanti della città di Pescara. Non usano mezzi termini i sindacalisti pescaresi di CGIL, CISL, UIL e UGL per descrivere quanto accadrà a breve ai cittadini costretti a mettere le mani nel portafoglio svuotato già dalla crisi per coprire almeno 26 milioni di euro di buco di bilancio del comune di Pescara. Questa è la cifra stratosferica che i sindacalisti hanno potuto leggere sulle carte del passaggio di consegne tra centrodestra e centrosinistra e che i rappresentanti della giunta Alessandrini hanno mostrato nel corso dell'incontro con le parti sociali. Per questo loro hanno detto che non possono fare altrimenti se non ricorrere al massimale delle tasse, pena il default, che comunque da questa situazione, dalla situazione che comunque si eredita anche dallo scorso anno, a prescindere dalle responsabilità politiche, però che comunque equivalgono a diversi milioni di euro non esigiti da parte dell'ente comunale pescarese e che quest'anno sono costretti a richiamare indietro, quindi a richiedere quelle cifre, oltre che chiedere appunto aumenti ai massimali. Tasse raddoppiate per quasi tutte le fasce di reddito. Questo ratificherà il Consiglio Comunale di Pescara, un vero e proprio salasso che per i rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati si dovrà cercare di mitigare attraverso una contrattazione sugli effetti nefasti. Si cercherà infatti, anche se il tentativo sembra disperato, di alzare la fascia di reddito da cui si applicherà il raddoppio dell'addizionale IRPEF. La manifestazione di venerdì l'abbiamo congelata, ma per il fatto che abbiamo avuto questo tavolo, visto che siamo stati convocati ieri notte per questa mattina, quindi diciamo la disponibilità a dialogare anche per la presenza al tavolo di tecnici che hanno preso nota delle nostre richieste per la prima volta effettivamente, cercare di mettere dentro quanto più possibile numeri di dipendenti e pensionati, che praticamente sono quelli che pagheranno e che pagano questa catastrofe, questo buco che l'amministrazione comunale denuncia.